in a beginner. Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi siamo qua su Rules of Survival, niente poco di meno che sulla nuova mappa ragazzi, siamo nel test server e oh mio Dio, guardate subito che cosa troviamo ragazzi, il nuovo track, quello che verrà inserito con il nuovo aggiornamento ragazzi, è palesemente uguale a un Hammer, ma è veramente veramente fighissimo, guardate che storia ragazzi, camion blindato per noi, ci avevano detto che avrebbe avuto le fiamme, momentaneamente ci si sembra solamente di averlo viola ragazzi, però guardate che storia, guardate che storia, due scarichi dietro, colore viola, due scarichi sopra e quattro luci per andare dentro la notte con tanto di NOS ragazzi, fighissimo, fighissimo, uno delle tante novità che arriveranno con l'aggiornamento del 7 febbraio ragazzi, tra l'altro non so se avete notato mentre è stata aperta la mappa qualche secondo fa, quando noi andiamo a mettere un marker sembrerebbe che adesso si possa avere addirittura una rotta GPS, vedete anche in alto nella mappa che c'è una linea rossa, credo che sia la strada, quella ufficiale ovviamente come in GTA per dirla tutta, che possiamo percorrere per arrivare direttamente a destinazione. Un sacco di altri inserimenti arriveranno con questo nuovo rules, dato c'è un tipo là davanti sulla destra, vediamo un pochettino se ci vede o no, noi continuiamo molto puliti puliti a salire sopra le montagne di brutto con questo nuovo track, ma quello ragazzi che sto cercando particolarmente non è tanto il camioncino quanto il nuovo deltaplano a motore ragazzi, l'abbiamo visto anche nei video precedenti, sappiamo che arriverà prestissimo, nuovo veicolo volante in ROS ragazzi, cambierà tantissimo il modo di giocare, le strategie aumenteranno di brutto ed era veramente necessario avercelo per una mappa così grande ragazzi, vi ricordo che la mappa di ROS che arriverà anche da noi speriamo il 7 febbraio è 6 volte più grande di quella normale, intanto ragazzi un bel like mi raccomando di lasciarlo ed eccolo qua ragazzi il deltaplano a motore, c'è un sacco di roba dentro, dietro scusate guardate quanta roba che figo è ragazzi, no, sembra una smart, sembra con le ali però, guarda che figata, guarda che storia, no ragazzi tanta roba ragazzi, andiamo a prenderlo e andiamo a provare a guidarlo, bisogna prendere, oh siamo nella bombing zone, attenzione non mi distruggere, non mi distruggere, ce n'è un altro lì a destra, non ce ne frega niente, noi abbiamo il nostro, si prende un po' di velocità, si prende un po' di velocità, ci si sta per staccare dal suolo, vediamo se ci alziamo, vediamo, ci alziamo con un piccolo bug, non si è capito bene come, ma ci libriamo in volo ragazzi, guardate, stai scherzando, andare, guardalo lì, andare in giro con il deltaplano a motore è una figata mega galattica, tra l'altro ragazzi ammiriamo anche la nuova mappa, è palesemente una smart senza la parte dietro, ma guardate che storia ragazzi, spettacolo, spettacolo, girano le ruote, c'è sotto anche il minigun, quindi probabilmente si potrà salirci in due ragazzi e quello sotto andrà a sparare, io non mi immagino neanche i duelli aerei, vedo dietro ragazzi anche un reattore, non so se voi lo avete notato ma sembrerebbe a tutti gli effetti un reattore, non sappiamo se verrà introdotto qualcosa anche per questo ma
metterlo lì e non farlo funzionare, non si capisce. Guardate intanto la mappa, ragazzi, è enorme la mappa. Noi andiamo a impostare il marker e andiamo a oscillare sulla destra per cercare di raggiungere la nuova postazione. Ma che meraviglia, ragazzi, ma che meraviglia. Possiamo, guarda la parte in basso a destra dell'isola, quella dove viene collegata da tre ponti, ragazzi, che figata. Tre ponti che collegano le due isole grosse all'isola un pochettino più piccolina. È la prima volta anch'io che la vedo insieme a voi, ragazzi. Guardate che storia. C'è un mega ponte enorme che sale proprio dal mare, viene su fino alla terra. Va che roba. Guardate la nuova mappa, ragazzi. Approfittiamone per vedere questo splendore di nuova mappa che tra pochissimo, qualche giorno, potremo anche noi pregustarci. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che figata. Beh, ragazzi, questo era un video che vi ho fatto perché volevo vedere insieme a voi e volevo sapere le vostre reazioni a questo super mega veicolo che è troppo bello, che stiamo vedendo adesso, ma anche alla nuova mappa e al nuovo camion che abbiamo visto per qualche istante. Oddio, è tutto qua. Oh la miseria, cosa è successo? Va velocissimo. Beh, ragazzi, mi raccomando di non dimenticarvi di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su Rules of Survival. Fate un salto anche nella pagina Facebook Rules of Survival Ita Official per avere tutte le notizie in italiano. Noi ci vediamo presto! Ciao!